Allora, intanto una frase che credo sia fondamentale e deve essere il tesoro di tutti. Ho sempre saputo che per dare battaglia bisogna lavorare, lavorare a più non posso, e non mi erano necessarie particolari illuminazioni per capire che la mafia era un'organizzazione criminale che dovevamo combattere tutti. E questo per me è importante sottolinearlo, perché la magistratura è solo una parte della società. Il nostro dovere, nel nostro piccolo, lo dobbiamo fare tutti piccoli piccoli fino in fondo. L'oceano è fatto di tante gocce. Non dobbiamo cascare nella trappola di quello che si chiama disimpegno morale. Un grande psicologo americano che si chiama Antonio Bandura ci ha parlato del disimpegno morale, che ci porta a dire: bah, in fondo non faccio proprio una cosa gravissima, magari è un po' grave, ma vedo che la fanno in tanti, quindi perché io no? Invece la lezione di Falcone e Borsellino e dei nostri eroi è: barra dritta. Ladro non è chi non ruba, ladro è chi ha l'occasione di farlo e non lo fa, perché chi non ha l'occasione può sempre dire che non è un ladro. Ma ladro è nella società tutti quelli che non fanno il loro buon dovere nel lavoro, nella società, nella famiglia, nell'amicizia e nella solidarietà di una comunità che per crescere deve avere questi valori che ci hanno trasmesso loro e che non dobbiamo mai perdere di vista. E mentre noi così stiamo parlando, stiamo ricordando, immaginate, sono le 17:39. Praticamente questo convoglio, il convoglio che portava con noi Giovanni Falcone, Francesca Laura Morvillo,
gli uomini della scorta, Rocco, Rocco Di Cillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro, scherzavano, camminavano, parlavano, erano così, come stiamo facendo noi, in modo molto molto semplice, stavano facendo le cose di quotidiano. Allora adesso faccio un attimo finta di fare il quotidiano, do il benvenuto al sindaco che è arrivato, do il benvenuto al comandante dei carabinieri, al carabiniere che lo accompagna, al comandante della capitaneria, agli assessori, l'assessore Bulgarello, l'assessore Voltaggio, l'assessore che non ricordo il nome per i perdoni, consigliere, scusate, perdonatemi, ma stiamo parlando così in modo molto spensierato. Allora, io comincio, visto che siamo in territorio demaniale, stavolta non comincio col sindaco, ma comincio con la capitaneria di porto, giusto per una parola, perché poi a giro le diremo tutti, ma poi dopo parleranno le parole di Giovanni Falcone. Innanzitutto grazie e benvenuto in questa cerimonia nostra. Grazie per l'invito, grazie a tutti presenti. È un momento particolare questo che ci apprestiamo a vivere, in quanto questo sacrificio deve rimanere nei nostri cuori impressi e nelle nostre menti per sempre, e camminare, come diceva la signora, con la barra dritta. Grazie, vi invito a rimanere raccolti. Grazie comandante. Per i carabinieri parlo io, perché comunque il mio passato porta tante stellette messe, loro sono qui in servizio, loro rappresentano lo Stato, ci stanno anche in questo momento, loro sono carabinieri 24 ore su 24, quindi li lasciamo come presenza perché c'è una normativa che prevede questo, mentre passo la parola al sindaco. Sì, intanto io mi scuso per essere arrivato un po' in ritardo, ma ero in giunta municipale, abbiamo finito adesso, quindi non me ne vogliate, ma il motivo era questo, nient'altro. Cosa dirvi? Il 23 maggio è ormai una giornata che è una giornata della memoria, perché ci ricorda proprio questa giornata della legalità, e soprattutto per l'evento che è avvenuto diciamo il 23 maggio alle ore 18 circa con la strage di Capace. Ed è una giornata, ecco, che vuole combattere un po' tutte le stragi che provengono, ecco, dalla mafia, quindi combattere la mafia. Quindi siamo chiamati tutti, penso, a riflettere, a meditare, sia i bambini nelle scuole che in età extrascolastica e giovani tutti, a riflettere su quello che è il compito di ogni cittadino, che è quello di combattere la mafia ed evitare che anche nella vita quotidiana ci si batta contro ogni sorpruso e qualsiasi cosa che non è illegale, quindi che è illegittimo. La mafia in tutti i sensi, ma ricordiamo tra l'altro, non so se già l'amico Ignazio l'ha ricordato poco prima di venire io, quella strage che è avvenuta a Pizzolungo, quando volevano uccidere Carlo Palermo, e invece purtroppo quella famiglia, quindi quella mamma Barbara e i due bambini gemelli, ne hanno avuto, diciamo, la pelle. Quindi cerchiamo di vivere il nostro quotidiano sempre nella legalità e non sottostare a qualsiasi ricatto, qualsiasi forma mafiosa che possa esserci e possa capitarci durante la nostra giornata. Grazie a voi tutti. Appunto, sta succedendo questo, siamo al 23 maggio 1992, si parla di tante cose, si parla di tutto e non si può mai pensare. Addirittura il regista della Piovra, che molti di voi avrete visto, quella fiction televisiva che ha parlato di quello che è successo, quando ha saputo della strage di Capaci disse: se io avessi messo un evento del genere nella mia fiction mi avrebbero detto esagerato, una cosa del genere non può mai succedere nella realtà,
mentre invece nella realtà è successo. Io do il benvenuto anche agli altri assessori che sono arrivati. E adesso Gabriella ci leggi le parole di Giovanni, solo le parole di Giovanni, mentre invito gli amici aquilonisti a alzare su gli aquiloni bianchi intanto. Io credo nello Stato e ritengo che sia proprio la mancanza di senso dello Stato, di Stato come valore interiorizzato, a generare quelle distorsioni presenti nell'animo siciliano, ma diciamo anche italiano, ma diciamo anche europeo e purtroppo mondiale, perché sennò tutto il mondo andrebbe meglio. Il dualismo tra società e Stato, il ripiegamento sulla famiglia, sul gruppo, sul clan, ma questo è un ripiegamento negativo, mi fa escludere gli altri diversi da me, che invece magari sono più buoni di me. La ricerca di un alibi che permetta a ciascuno di vivere e lavorare in perfetta anomia, senza alcun riferimento a regole di vita collettiva. Un'altra frase che mi ha colpito sempre di Giovanni Falcone è, a proposito di mondo e di globalizzazione, in qualsiasi latitudine e longitudine del nostro mappamondo, del nostro pianeta, mafia è trasformare i diritti in privilegi, rendere le persone con un senso di inferiorità che si devono quasi inginocchiare a chiedermi il favore. Dobbiamo scrollarci di dosso tutto questo, i nostri diritti, quelli giusti, quelli di persone oneste ed eticamente irreprensibili, non ce li dobbiamo fare rubare da nessuno. Quindi così siamo arrivati, mancano, come vedete il tempo scorre molto molto più lentamente quando parliamo di queste cose, sono le 17:47. Ormai mancano 10 minuti, già come vedete gli aquiloni sono in volo. Una nota tecnica vi voglio dare, l'aquilone che ritrae Barbara Rizzo e Gemellini Asta che vedete qua su di me è la prima volta che vola, proprio è stato realizzato, è la prima volta che vola e abbiamo scelto di farlo volare qui a San Vitolo Capo e proprio oggi. Ho parlato con Margherita Asta, perché voi sapete che c'era anche la sorella rimasta a casa, come vi stavo raccontando, perché non stava bene. La casualità ha voluto che lei rimanesse viva. E c'è un'immagine molto triste, ma l'accenno soltanto, ci sono anche tanti bambini, ma uno dei fratellini lei se lo è visto ucciso così violentemente su una parete di un appartamento, perché l'esplosione è stata enorme. Ed è proprio lei che mi ha mandato questa foto, purtroppo per problemi di lavoro lei è a Parma, ormai non è riuscita a raggiungerci, l'ho sentita al telefono, è emozionata anche lei a distanza, quindi vi trasmetto io la sua emozione. E questo aquilone è stato realizzato proprio in ricordo, eccolo qua, lo vedete, l'unico con dei colori, che ritrae proprio una mamma con i suoi due gemelli, mentre quest'altro sulla nostra testa ritrae Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che se voi guardate mentre il vento lo agita sembra che stanno così dialogando, sempre come facevano loro, molto scherzosi, erano amici da bambini. Io, come raccontavo al comandante dei carabinieri, lo sapete, sono figlio di un poliziotto, ero amico di Montinaro, ho conosciuto Giovanni Falcone, insomma per me è un qualcosa che ha un carico sulle mie spalle ancora più grande del fatto nazionale, anche per delle conoscenze dirette. E io sono cresciuto a pane e legalità, vi dico solo che una volta, perché a casa osai dire che mia sorella mi aveva rubato i colori, mio padre mi ha dato un ceffone dicendo che la parola rubare in casa sua non si doveva pronunziare neanche per scherzo. Questa è stata l'educazione che ho ricevuto.
Queste notizie mi sono giunte come delle grandi pugnalate che mi hanno colpito ed ecco perché ho deciso di dedicare questi aquiloni a loro. E mentre così chiacchieriamo siamo arrivati soltanto alle 17.49, vedete come scorre lento il tempo. Allora leggiamo qualche altra parola. Solo il rigore professionale di magistrati e investigatori, e io dico anche di tutti noi cittadini nel nostro quotidiano, darà alla mafia la misura che la Sicilia non è più il cortile di casa sua e quindi servirà a smontare l'insolenza e l'arroganza del mafioso che non si inchina all'autorità dello Stato. Posso affermare che il maggior risultato raggiunto dalle indagini condotte a Palermo negli ultimi 10 anni consiste proprio in questo: avere privato la mafia della sua aura di impunità e di invincibilità. E anche quando i condannati al maxi processo verranno rimessi in libertà, rimarrà comunque acquisito un risultato, un grande risultato, che la mafia può essere trascinata in tribunale e che i suoi capi possono essere condannati. Però il mio appello resta anche, dopo le parole di Giovanni Falcone, che questa terra è una terra di tale ricchezza umana che deve riscattarsi questo lavoro che i nostri giovani migliori sono costretti a andare via, andare fuori. Questa è una terra che può vivere di arte, di storia, di cultura, di turismo, di bellezze. Quindi dobbiamo veramente impegnarci ancora di più possibilmente a fare dei nostri territori e della nostra terra un valore. Io non posso continuare a dire ai turisti che siamo senza acqua. Non è possibile in questa epoca che l'acqua vada privatizzata e vada tolta un diritto essenziale, perché è un bene primario. Non stiamo parlando né di caviale né di champagne. Quindi tutti uniti a crederci, perché ci dobbiamo credere veramente che nel nostro piccolo ognuno può fare davvero la sua parte. Sono parole che ci toccano tutti, io vi ringrazio per lo spontaneo applauso. Adesso vi dico quello che faremo. Fra poco riprodurremo proprio il rumore dell'esplosione che colpì tantissime persone che chiaramente si domandarono che cosa fosse successo. La direttrice della banda, Margherita Cusenza, qui al mio fianco, eseguirà 2 o 3 note che rappresentano quello che è successo, cioè la morte. Poi osserveremo 1 minuto di silenzio, dopodiché, come tutto nella vita, bisognerà continuare a andare avanti carichi di riflessioni, e poi io lascerò il microfono anche a chiunque di loro vuole aggiungere qualche cosa, perché la vita comunque deve andare avanti. Dal 92 al 2024 sono ormai trascorsi 32 anni, molti erano bambini, molti dei presenti non erano neanche nati. Noi ce lo ricordiamo in modo vivo, ma è nostro dovere ricordarlo a tutti, perché proprio come dice il monumento eretto a Pizzolungo nel luogo della strage, non ti scordar di me. E noi non vogliamo assolutamente che nessuno dimentichi quello che è successo. Qui in cielo, come vedete, i nostri aquilonisti stanno facendo volare i loro aquiloni bianchi, e oltretutto noi facciamo anche in questa giornata un nostro ricordo. Ognuno di noi ha un parente, un amico caro che ha perso di recente o non di recente, e lo ricordiamo insieme, perché anche loro sono vittime della vita. Ricordiamo i nostri amici aquilonisti che abbiamo perso, e non ultima Fernanda, la quale noi è stata una nostra ospite aquilonista anche tanti anni qui a San Vito, ma l'anno scorso, ahimè, ce l'hanno portata via.
L'occasione è anche quella di leggervi un breve scritto che si intitola Aquiloni e parole per il cessate il fuoco, per la pace. Se dovessi morire, tu devi vivere. Per raccontare la mia storia, per vendere le mie cose, per comprare un po' di carta e qualche filo, per farne un aquilone. Fallo bianco, con una lunga coda, cosicché un bambino da qualche parte a Gaza, guardando il cielo negli occhi in attesa di suo padre che se ne andò in una fiamma, senza dare l'addio a nessuno, nemmeno alla sua stessa carne, nemmeno a se stesso, veda l'aquilone, il mio aquilone che tu hai fatto volare là sopra, e pensi per un momento che un angelo sia lì a riportare amore. Se dovessi morire, fa che porti speranza, fa che io sia un racconto. Sono già le 17:56 e qualche manciata di secondi, quindi fra un minuto e qualcosa, solo un minuto ormai manca a quel tragico 23 maggio 1992. Il tempo, come avete visto, almeno per me, non so per voi, stavolta, io tutti i giorni sono qui, parliamo, facciamo tante attività, e dico, guarda, sono passati 10 minuti, in questo momento il tempo mi sta sembrando un elastico che si allunga e non si stira mai, è un qualcosa di lento. Sono 17:57 e una manciata di secondi. Diego, partiamo col conto alla rovescia. Grazie. Ora, se qualcuno di voi vuole aggiungere qualcosa, così poi lasciamo liberi il pubblico di andare e riprendere la vita. Francesca, vieni qua vicina, perché non posso, problemi di regia, dobbiamo restare in questa postazione. Grazie, buonasera.
Sono stata colpita da una cosa che hai detto: sei stato cresciuto a pane e legalità. Ecco, oggi è la giornata della legalità, ma io mi auguro veramente di cuore che non resti solo una giornata della legalità, ma che la legalità sia ogni giorno e che tutti noi, soprattutto le nuove generazioni, possano nutrirsi di pane e legalità. Grazie Francesca Voltaggio, assessora alla cultura qui del Comune di San Vito Lo Capo. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Sindaco, giusto per il padrone di casa. Allora, devo dire che mi sono emozionato tantissimo, è stato un momento particolare e ho rivissuto un po' quello che è successo proprio 32 anni fa, perché io mi ricordo benissimo che in quel giorno, il 23 di maggio, eravamo ad Alcamo tutti assieme alla diocesi per una festa dei giovani di Azione Cattolica. Allora io ero giovane, ora lo sono un po' di meno, e proprio in quell'orario stavamo tutti festeggiando, si ballava, si cantava eccetera eccetera. A un certo punto, siccome c'era pure il vescovo di allora, tutto si è bloccato, perché sicuramente sarà arrivata la notizia quasi in diretta, non abbiamo sentito lo scoppio come adesso, però diciamo abbiamo avuto subito questa notizia in diretta, tutto si è bloccato, c'erano anche le forze dell'ordine da là con noi, perché eravamo qualche migliaia di giovani almeno, ed è cambiata la vita un po' a tutti e a tutti i siciliani. Quindi mi auguro che questi momenti non siano più da ripetersi, perché lasciano un segno nella vita di ciascuno. E come diceva l'assessore Francesca poco fa, sì, ricordiamocelo il 23 maggio, ma ricordiamocelo sempre in ogni giorno, in ogni nostra azione di vita quotidiana, per come dicevo anche poco fa, sia ognuno per il suo ruolo, noi da amministratori come amministratori, i cittadini come cittadini, i ragazzi come ragazzi, perché anche per i ragazzi è importante iniziare questo processo di educazione civica, e so che per questo anche l'arma dei carabinieri ci dà una mano di aiuto, perché va a incontrare i ragazzi a scuola, e quindi per questo voglio ringraziarli. Quindi grazie a tutti per la vostra presenza, ma grazie soprattutto a tutte le vittime della mafia che, dando la loro vita, hanno contribuito e ci dicono di aiutarli a cambiare questo mondo. Grazie Sindaco. Allora, io ringrazio il Comandante della Capitaneria, Delegazione di Spiaggia qui di San Vito Lo Capo, i Carabinieri, il Sindaco, tutti gli assessori, i consiglieri presenti, ringrazio voi pubblico che ci avete sostenuto e deliziato della vostra presenza, ringrazio gli aquilonisti presenti che collaborano con noi e che vivono con me questa cerimonia ormai qui a San Vito da 14 anni, ma anche nei 2 anni di sosta Covid. Io un anno sono venuto qui a farlo, eravamo io, mia moglie, c'era un altro assessore, eravamo solo tutti con le mascherine, c'erano anche i carabinieri quell'anno, ma l'abbiamo fatta. Un anno l'abbiamo fatta a Trapani perché non ci potevamo spostare, ma la facciamo da anni, e tutte le volte che vado nelle scuole porto con me sempre l'aquilone di Falcone e Borsellino, ora porterò anche Barbara Rizzo e i suoi gemellini Asta, e la facciamo anche il 19 luglio in ricordo di Paolo Borsellino, che abitava cioè la sua mamma abitava dietro casa della mia mamma. Quindi ecco perché io sono, purtroppo o per meglio conseguenza, direttamente coinvolto in tutto questo. Ancora grazie, grazie, grazie.